Ecco, cari amici, siamo tornati. Qua ci abbiamo un po' di segnale. Avremmo dovuto andare all'interno di quella galleria, ma si fa il giro perché il cancello è chiuso. Perché, nonostante questo sia tutta zona demaniale, diciamo, coloro che fanno i lavori qui l'hanno privatizzata in modo un po' come hanno fatto in Valsusa, praticamente, in modo del tutto abusivo. E ci fanno pure sfruttamento, nel senso che hanno fatto una società che fa turismo, facendo pagare 10 euro a turista, gli fanno vedere qua. 4 euro a turista o 10? 4 euro sulla la casina. Sono, dipende, no, 40 euro, minuti, 4 40 euro, 40 90 minuti, minuti 9 euro. C'è là, c'è la, ecco, c'è la pubblicità. Se tu vedi la casina I Love Marmo Tour. Ecco, Cassa. I Love Marmo Tour. 40 minutes. Durata 40 minuti. Ah, vabbè, allora è regalato, insomma. Ecco. 4 euro bimbi e 9 gli adulti. I bimbi 4 euro, gli adulti 9 euro. Quindi se volete venire qua, Marmo Tour. Se avete l'osteoporosi, potete venire. No, se avete l'osteoporosi potete venire con 4 euro, uno si solidifica le ossa. Esatto. E con 9, perché gli adulti c'è più osso, c'è lo scheletro più grande, certo, si solidifica ancora di più. Ancora di più. Ma comunque, ecco, queste sono le cose che ci sono nel territorio, come da tutte le parti. Sfruttamento della cava in modo turistico. Sì. Ecco, qui le strade sono asfaltate, ci raccontava prima Manuela, perché? Perché hanno girato il film di Greg 007, Quantum of Solace. Ecco. Quantum of Solace. Sì. Cioè la sola, hanno fatto una sola qua, hanno fatto la sola. No, okay. Hanno fatto la sola alla strada. E quindi hanno fatto, vedete, il hanno asfaltato, perché normalmente nelle cave le strade non sono asfaltate, qui le hanno asfaltate, perché sennò il signor Craig si sarebbe sporcato le scarpe, insomma. E quindi hanno girato 20 secondi di due minuti? Non essere così catastrofico. Ah no, non 20, 120 secondi. Di film. Scusi, e com'è che il film, cioè com'è che si integrano le riprese nelle cave? Praticamente si arriva al lago di Garda? Poi passano sotto un tunnel. Ma è il tunnel della Gelmini? Quello era dei neutrini, però. Sì, è uguale. È uguale, è un altro tunnel. E tant'è che riesce ad arrivare dal lago di Garda come qui, un neutrino e arriva qua a massa. Esatto. Uguale, quindi, guarda, ecco, l'abbiamo ridotto così. Quindi è stata una cosa particolare, fanno la lizzatura. La che? Lizzatura. E che vuol dire? Il metodo di trasporto dei blocchi dell'epoca più antica, che veniva fatta scivolare al piano. Quanto è lungo questo tunnel? Questo sarà 700 metri. Sufficiente.